Ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio nell'Eucaristia, ma anche nella lettura personale, nella meditazione, ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio è come se ci trovassimo nella nostra casa di fronte ad uno specchio. In questo specchio, che è la parola di Dio, rivediamo noi stessi. Alla luce della parola, in questo specchio, rivediamo la nostra storia, le vicende che ci capitano tutti i giorni. In questo specchio rivediamo la nostra fede, le nostre qualità, ma in questo specchio rivediamo anche le nostre fatiche nel seguire il Signore, le nostre fatiche nel far sì che la relazione con Lui diventi la relazione decisiva della nostra vita. Anche questa sera ci fermiamo di fronte a questo specchio che è la parola di Dio, a questa luce particolare che è la parola di Dio per la nostra vita, e ci guardiamo un po' dentro, ci guardiamo di fronte a questa parola. E se anche questa sera ci guardiamo con onestà, vedremo che anche in noi spesso c'è la tentazione di primeggiare, di emergere, di fare del nostro io alla fin fine un piccolo Dio. Un segnale molto concreto di questo atteggiamento che accompagna un po' tutti è il fatto che ciascuno di noi sta diventando sempre più intoccabile. Se provate a pensare, nessuno è più autorizzato a dirci che qualche cosa non va. Quando ci viene fatto un appunto, pensiamo al fastidio che questo appunto fa a ciascuno di noi. Nessuno sembra più avere l'autorevolezza per consigliarci ciò che è bene e ciò che è male. Parlando con i giovani, questa cosa è evidentissima. Quando tu fai notare a un giovane, nel suo cammino di crescita, nel suo diventare grande, che ci sono delle cose giuste e delle cose sbagliate, che ci sono delle cose che fanno bene ed altre che fanno male, spesso ti senti rispondere: ma questo è vero per te, Don? Io la penso diversamente. Nessuno ha più l'autorevolezza di dirci che alcune cose sono belle e alcune cose sono brutte. Nessuno ha più il potere di consigliarci che alcune cose sono giuste ed altre sbagliate. Siamo noi, e solo noi diremmo, i padroni della nostra vita, i piloti di quell'auto in corsa che è la nostra vita. È importante però ricordarci sempre che il pilota senza la cartina rischia di smarrirsi. Oggi diremmo: il pilota senza il navigatore rischia di perdere la strada e di non arrivare a destinazione, soprattutto se quelle strade che percorre sono strade che non conosce, sono strade che percorre per la prima volta. E il crescere, il diventare grandi, il camminare nella vita porta sempre in strade inedite, nuove. Vedete, eppure questa è la mentalità del mondo. La chiamerebbe così il Vangelo, la mentalità del mondo. La mentalità dell'arrivare, la mentalità del primo posto, del guardare solo e unicamente al proprio benessere, magari anche a scapito dell'altro, magari anche schiacciando l'altro. Anche dentro la Chiesa la logica del primo della classe
spesso fa capolino nella Chiesa istituzione, e ne sentiamo anche parlare sui giornali di queste logiche dei primi posti, ma anche nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, spesso si insinua questa logica. E se guardiamo la storia della Chiesa, vediamo come tutta la storia della Chiesa è un po' segnata da questo virus sin dagli inizi. Provate a pensare a quei due fratelli, figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che con la madre un giorno si presentano a Gesù e dicono: noi vogliamo avere il posto alla tua destra e alla tua sinistra. Pensiamo al brano di questa sera. Ancora la domanda: chi è il più grande? I discepoli discutono su questo. E il Vangelo di Marco, che abbiamo ascoltato, ha sottolineato ancora con più forza la distanza che c'è tra Gesù e i suoi discepoli. Gesù cammina e annuncia ai suoi discepoli la sua passione. Annuncia che verrà preso, verrà messo a morte e che risorgerà. E guardate la distanza dei discepoli, che non comprendono, dice il Vangelo, che non chiedono spiegazioni, perché già chiedere spiegazioni vuol dire metterci in gioco, vuol dire scommettere sulla persona, vuol dire uscire dal proprio orticello. E i discepoli, mentre Gesù annuncia il mistero della Pasqua, della passione, della morte e risurrezione, stanno dialogando, magari stanno anche litigando su chi di loro è il più grande. Ma ancora Gesù sta proponendo una logica che è quella del servizio, che è quella che ha annunciato tutta la sua vita, e loro pensano a un'altra parola: il successo. Esattamente l'opposto del servizio. Gesù propone una classifica un po' particolare, dove l'ultimo è il primo e il primo è l'ultimo, e i discepoli stanno pensando al podio, a chi è sul primo gradino o al secondo o al terzo, ma del podio. La distanza tra Gesù e i suoi discepoli. Vedete, se questa sera, come dicevo all'inizio, guardiamo un po' a noi stessi, a ciascuno di noi, vediamo che queste logiche non sono molto lontane anche da ciascuno di noi. Arrivismo, il desiderio di arrivare più in alto degli altri, la sindrome del primato, scatenano anche nelle nostre comunità competizioni, protagonismi, ambizioni. È quello che anche San Giacomo, nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, descriveva: dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. E questa ambizione, se siamo un po' sinceri, ci riguarda davvero tutti. Ma vedete, se ci fermassimo qui, saremmo a guardarci ancora una volta addosso. Gesù invece fa diventare il brano di oggi, la sua parola, una catechesi, una catechesi su un certo stile. Allora la domanda: chi è il più grande? Diventa per Gesù una domanda seria, una domanda impegnativa, che lo aiuta ancora una volta ad annunciare il regno di Dio. E Gesù risponde come? Nel Vangelo che abbiamo ascoltato risponde con un gesto. Prende un bambino che al tempo dei giudei non contava niente. Era quello che proprio non contava niente, insieme alle donne non contava niente. Prende un bambino, lo mette al centro e dice: chi accoglie questo bambino nel mio nome, accoglie me. È come se ci dicesse anche questa sera: attenzione, perché voi siete abbagliati dal mito del successo, perché la vostra società va in questa direzione, l'apparire invece che l'essere.
il successo, siete abbagliati dal posto più alto, ma nel regno di Dio la classifica è esattamente ribaltata. Il primo è l'ultimo e l'ultimo è il primo. Il primo è il servo di tutti. Perché? Perché nel regno di Dio questa classifica è ribaltata? Ce lo dirà San Paolo. Perché Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. Il servo diventa l'immagine di quello che Gesù è venuto a portare nel mondo. L'abbiamo sentito bene nella prima lettura di questa sera. Gesù è il Messia, sì. Gesù è il Salvatore, sì, ma lo è in modo molto diverso dalla logica umana. Non è un Messia che appare, non è un Messia vincente agli occhi del mondo, ma è un Messia che vince nel servizio, nel lavare i piedi ai suoi discepoli. Basti pensare a quell'inno bellissimo che la Chiesa tutte le sere prega, quelle parole di Maria, il suo Magnificat, che dicono: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Vedete, di fronte a tutto questo, anche questa sera emerge forte, come sempre quando ci confrontiamo con la parola di Dio, l'esigenza per ciascuno di noi di quella parola magica per noi cristiani, che si chiama conversione. Sempre e di nuovo siamo chiamati a convertirci, a cambiare direzione della nostra vita e a convergere e andare verso questo punto fermo e deciso che è il Signore Gesù. E allora anche questa sera, nella Messa, chiediamo con forza che l'unico nostro privilegio da cristiani sia il restare. San Giovanni direbbe il dimorare nell'abbraccio del Signore. È questo l'unico privilegio per ciascuno di noi. Lo chiediamo al Signore mentre chiediamo per ciascuno il dono grande dell'umiltà, umiltà che è un po' la porta della fede di ciascuno di noi, del nostro cammino personale, perché se ci sentiamo poveri sapremo gustare la ricchezza che è il Signore nella nostra vita.